Presentati questa mattina a Pescara i risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati dai volontari e dalle volontarie di Goletta Verde sulle coste abruzzesi. La metà dei campioni prelevati risultano oltre i limiti di legge e sono tutti presso le foci dei fiumi. Persistono, sostiene Legambiente, le criticità nelle foci dei fiumi. 3 dei 4 punti sono infatti risultati oltre i limiti di legge. Questo dato dimostra che c'è ancora tanto da fare per efficientare i sistemi di depurazione. Purtroppo sugli 8 punti monitorati dai volontari e dalle volontarie locali che hanno appunto svolto i monitoraggi nei giorni scorsi, 4 punti sono risultati oltre i limiti di legge. Di questi 4, 3 fortemente inquinato e 1 inquinato. E abbiamo purtroppo dovuto riscontrare un peggioramento rispetto all'anno scorso, perché la foce del fiume Vibrata, che fino all'anno scorso era oltre limiti, quest'anno è uscita fortemente inquinata, quindi giudizio purtroppo non positivissimo per l'Abruzzo. Noi non ci vogliamo sostituire all'autorità competente che dà appunto la balneabilità dei mari, quindi noi andiamo a fare un monitoraggio nei punti critici, quindi dove l'acqua versa nel mare. È ovvio che in questi punti non sempre sono balneabili, però non è detto che, cioè dobbiamo stare attenti, perché non è detto che l'inquinamento che noi riscontriamo, quindi l'inquinamento da batteri fecali che riscontriamo nella foce dei fiumi, non possa esserci anche in prossimità di questi dove le persone fanno il bagno. Le cause sono legate principalmente ad una cattiva depurazione, quindi a dei sistemi di depurazione delle acque non efficienti o anche a scarichi abusivi, perché noi non possiamo sapere se questi vengono anche da scarichi abusivi.